Se risorse a disposizione ci sono, vadano prima investite nei tre ospedali San Timoteo, Cardarelli e Veneziale e poi si pensi al Vietri di Larino quale centro Covid. Deciso nelle sue affermazioni il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Io sono stato chiaro fin dal principio, sia agli organi di stampa ho detto questa cosa, ma l'ho detto anche in una conferenza stampa con il vescovo e con il sindaco di Larino Puchetti. Nessuna preclusione all'ospedale Covid di Larino, ma io sono ancora in attesa di capire quali saranno le sorti del San Timoteo. Ricordiamoci che pende sul San Timoteo ancora un ricorso per la chiusura del punto nascita. Noi ci siamo costituiti già a luglio dell'anno scorso, oggi questo ricorso sta ancora in discussione, quindi io non vedo alternative o non ci fanno vedere quali potrà essere il futuro del San Timoteo, per cui nessuna preclusione al Covid. L'importante è che sappiamo qual è il piano operativo sanitario che verrà approvato in regione e soprattutto quali saranno i finanziamenti e i tempi per consolidare lo stato del San Timoteo e soprattutto per garantire che il San Timoteo sia un ospedale che raccolga un'utenza che è quella del Basso Molise e anche perché se poi l'ospedale di Termoli diventa attrattivo potrà garantire anche la mobilità esterna, quindi bisogna puntare sul San Timoteo. La mia preoccupazione è capire se è vero che ci sono 7 milioni di euro e se questi 7 milioni di euro probabilmente qualcuno pensava di realizzare il Covid a Larino. Io credo che questi primi 7 milioni vanno utilizzati per i tre ospedali. Dopodiché ben venga anche nel Basso Molise cliniche specialistiche che garantiscono la salute ai nostri concittadini, però cerchiamo di capire in maniera chiara quali economie ci sono, come spendere questi soldi.